Buongiorno, bentornati in un nuovo video, in un nuovo vlog. Niente, staremo, ora vediamo quanto insieme, sono sempre le mie solite premesse. E niente, oggi è giovedì, siamo a fine novembre, 21 novembre per la precisione, non vedo l'ora che sia dicembre, non vedo l'ora che sia. Non solo il primo, ma proprio tipo anche 8-9 dicembre, così siamo proprio dentro al mood natalizio, ne ho veramente tanta voglia. E niente, mi sono data una truccata stamattina, ho sempre utilizzato la palette di Natasha Denona che avete visto nel mio trucco con voi, ho usato altri due colori, sempre un look semplice, però così intanto la testo. Gli ombretti sono una meraviglia, cioè questi matte, una sfumabilità pazzesca. E il rossetto anche è uno dei nuovi che vi avevo fatto vedere sempre in quel Get Ready. Ora ve lo vado a prendere, aspettate. È questo della Wake Up Cosmetics. Questo nude bellissimo ed è il numero 09 Redpoll. Stupendo. E adesso, anche se sono le 10:40, voglio anticiparmi per il pranzo e siccome su Instagram in tante mi avete chiesto di ridirvi come ho fatto la pasta con diciamo la crema di broccoli, che poi uno può decidere se lasciare i broccoli tipo un pochettino spezzettati. Guardate che differenza di luce fra una stanza e l'altra. Mi sono anche raccolta i capelli e niente, quindi ora preparo la crema di broccoli insieme a voi. Allora, la pasta con i broccoli la mangio da quando ero insomma piccolina a casa di mamma, devo pulire anche il tavolo ora che ci penso. E mi è sempre piaciuta tantissimo, ma proprio tanto, 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 tanto. Tanto appunto la sto continuando a fare anche da quando sono andata a convivere e poi sposata e tutto quanto. In un modo molto semplice, cioè non è che faccio niente di particolare, però ve la voglio far vedere perché in tante mi avete scritto che magicamente i vostri bambini hanno spazzolato via il piatto, che avete trovato il modo di fargli mangiare la pasta con i broccoli molto tranquillamente, quindi voglio metterla all'interno di questo vlog così almeno vi rimane. Perché poi su Instagram, lo dico su Stories, mi guardate in tantissimi su Instagram, veramente tanti, grazie. Mi trovate sempre come Alessia.Casprini, però le stories dopo 24 ore si cancellano e anche se tipo, non lo so, cioè, il video, ecco, rimane più di tutti, ecco, comunque. Ora tiro fuori tutto quello che mi serve e vi vado a far vedere anche se insomma è semplicissimo e non voglio insegnare niente a nessuno, è solo il mio modo di fare appunto la pasta con i broccoli. Ho tagliato gli alberelli, li sciacquo. Una volta che bolle la pentola, li calo in acqua salata e con mezzo dado di quello lì che vi ho fatto vedere adesso della
Villeverde Coop. Nel frattempo taglio anche queste due patate, non sono molto grandi, perché appunto volendo fare questo condimento per la pasta fatto a crema, che poi va bene anche tranquillamente per il riso. Infatti dopo sentirò Nello se vuole il riso, facciamo col riso, però volevo far vedere con la pasta come veniva. Però vabbè, è una cosa che in inverno faccio minimo una volta a settimana, i broccoli, e li gradisco tantissimo fatti come appunto condimento per la pasta. E facendoli a crema, aggiungendoci, ma ne basta anche una di patata, però se no mi rimaneva questa patata singola così, ho detto vabbè, faccio anche questa prima che mi vada male, perché poi non so se mi serviranno nei prossimi giorni, quindi ce le metto tutte e due. Praticamente la patata fa sì che semplicemente questa crema venga più un po' più cremosa, un po' più ben amalgamata e anche con un sapore ancora più gustoso e più delicato, perché si sa, la patata ha questi poteri magici. E io la divido semplicemente così in quattro, niente di particolare, e non appena appunto qua bolle calo tutto. Allora, devo dire la verità, questi broccoli erano effettivamente un po' tanti, nel senso, se dovete fare questa ricetta per tre come siamo noi, due broccoli vanno bene. In teoria ne andrebbe bene anche uno se è parecchio grande, o anche due medio piccoli. Il punto è che a me piacciono tantissimo, ne vado pazza e veramente questa crema che poi viene fuori io me la mangerei veramente a cucchiaiate. C'è verso farla anche nella versione, una versione tipo super mega iper fit, ma vedrete che quello che faccio io non è così tanto dannoso o ingrassoso, o insomma dopo vedrete. E quindi ecco, penso che con questa dose di broccoli forse anche in quattro adulti si riuscirebbe a mangiare, a condirci tranquillamente la pasta, questo sicuramente. Quindi per le quantità regolatevi voi, sapete che io, sappiate che io comunque tendo sempre a ad abbondare per questa cosa qua. E niente, ora lascio là perché prima che riprenda a bollore, buonanotte al secchio e ci vediamo dopo. Rieccomi, allora, ora vi faccio vedere. In una padella metterò un pochettino di olio e metto un po' di olio. Questo è il passaggio che potete non fare se volete essere un po' più fit. Come vedete non ce n'è tanto, perché qua non ne ho messo molto, forse un po' in più rispetto al solito, ma non è tanto. E faccio andare l'aglio, lo faccio insaporire. Ci metto anche un po' di questo peperoncino, se c'è Mattia lo metto in ogni caso comunque, perché comunque ne metto giusto un po' per dare un po' più di tono al tutto, e se siamo solo io e Nello magari un pochettino in più. Comunque questo non pizzica molto, questa quantità non è tanta di questo, ecco, che non pizzica. Poi ogni peperoncino è a sé, regolatevi voi. E ora che sta andando, prendo, senza preoccuparmi se si va l'acqua, perché faccio continuare a cuocere un po' in padella. Scusate, alzo un po' la voce perché è casino.
Allora, a questo punto io ho ritolto l'aglio, è una cosa che io faccio così perché, allora, se lasciassi per condire la pasta in questa maniera, lascerei l'aglio tranquillamente, poi magari lo tolgo prima di servire per essere più pratici. Comunque, visto che ora lo devo fare a crema, l'ho rimesso qua dentro un attimo l'aglio e poi ce lo rimetto dopo perché l'aglio toglie un sacco, sapete, quell'odore erboso, ecco, non so spiegarmi bene, comunque, ecco, toglie quell'odore erboso. E ora prendo questo qua, il mixer della Silver Crest, l'ho preso alla Lidl qualche anno fa, e vedete c'è questo qua che sto utilizzando io adesso, c'è la frusta per montare e poi c'è il tritatutto, mi ci trovo molto bene a varie velocità, io di solito per fare la vellutata lo tengo tra 1 e 2, così almeno non schizza, lo tengo basso basso. E niente, fatto così, spengo il fuoco. Se poi ho bisogno, aggiungo un po' di brodo da qua. E niente, vado. Ecco, praticamente la nostra crema di broccoli è pronta, come vedete è tanta, ma io praticamente farei così e me la mangerei a cucchiai anche così, senza pasta, molto semplicemente. E ci vado a rimettere l'aglio, così almeno fino a che non mangiamo si rinsaporisce tutto quanto. Spero di recuperarlo dopo perché un po' si ammoscia, però gli ho tolto l'anima e vabbè, preferisco che si insaporisca perché... insomma, a me piace come condimento appunto l'aglio. E niente, poi dopo in quest'acqua qua, vedete, ci vado a cuocere la pasta, così almeno si insaporisce anche e prende un sapore veramente squisito. Ora niente, sono le 11:30, vado a fare altre cosine e ci vediamo dopo. Frattempo è tornato anche Nello. Come stai? Come stai? Meglio. Raffreddatissimo. Allora, aspettando che si cuocia la pasta, che in teoria i minuti sono quasi passati, ma l'ho sentita duretta. Ovviamente poi potete condire con parmigiano grattugiato sopra, per chi piace, c'è anche a chi non piace, un filo di olio a crudo se ce lo volete mettere. Oppure proprio anche un bel pezzetto di a scaglie proprio di grana, oppure secondo me ci sta bene anche l'asiago, questo qua, quello della Coop. E niente, ora assaggio la pasta e impiatto, non vedo l'ora. Allora, rieccomi. Se Matti me lo consente, mi vorrei struccare con voi e poi mi sa che vi saluto. Ci vediamo domani perché ho la batteria abbastanza scarichetta. Metto la fascia, questa qua è di Primark ed è morbidissima. E sperimento un nuovo modo di struccarmi, diciamo, cioè sperimento, l'ho già fatto altre 2 sere perché mi è arrivata la nuova box di skincare coreana, vi lascio i video delle review passate, insomma questi prodotti che sto testando, nuovi della box di novembre, e mi è arrivato questo, una base oleosa lavante, che nella skincare coreana serve appunto a fare il primo step di lavaggio. Esce sempre con la pompetta, così con il salvaguardia, insomma, questo qua che preserva la fuoriuscita. Essendo a base di oli, nutre la pelle, pulisce approfonditamente i pori e il make-up. Sono 200 ml di prodotto e esistono svariate varianti di questo. Di solito nella skincare coreana questo è il primo step per la detersione fatto alla sera quando uno è truccato
in abbinato a un detergente spumogeno. Siccome io non ne ho spumogeni, ho questo della Algotox. Anche questo mi era arrivato con una box coreana, questo qui. Questo in teoria fa, insomma, non sarebbe il vero e proprio detergente spumogeno che va usato, però userò questo ugualmente. E io come al solito però sciolgo un po' il mascara con l'acqua calda e poi dopo vi faccio vedere. Come vedrete, poi dopo non utilizzerò più niente, né acqua micellare né nulla. Rimuoverò il tutto con un pannetto così di Humankind, che prima si trovava da Sephora, non so se si trovino ancora, io ne ho qualcuno, sono morbidissimi. Ma faremo la prova del pannetto, sicuramente mi sarà rimasto qualcosa qua intorno perché di solito insomma mi tengo. Per struccarmi tengo magari un po' più bassa e niente. Passo il panno di Humankind e tenete sempre in considerazione che io sto sbagliando, vedete? Questa è la parte vicino alla cute, però poi sul resto del viso assolutamente niente. Gli occhi con l'eyeliner waterproof, niente, tutto perfetto. Pelle morbidissima, tra l'altro. Però ho voglia di farmi un. Aspettate che chiudo queste confezioni. Ho voglia di farmi uno scrub e quindi uso questo della Naubei, che mi avete detto si può trovare da Tigotà. Io Tigotà ce l'ho lontanissimo e quindi non ci vado mai, però buono a sapersi perché nel caso che per un motivo o per un altro capiti in zona, lo terrò in considerazione. E una di voi mi ha detto che la mousse proprio, la mousse detergente della Naubei è ottima, quindi nel caso proverò quella. Mi sono trovata da Dio con questo scrub e con la crema viso e nel video dei finiti ultimo. Ve ne ho parlato. Ok, viso asciutto e non ho per niente voglia di farmi una maschera, quindi mi vado a fare tranquillamente la skincare. Come tonico uso questo qua al riso della I'm From, sempre non mettere a fuoco me, ma metti a fuoco questo, sempre di skincare coreana della I'm From. E che è fantastico e meraviglioso e vi consiglio assolutamente questo di prenderlo se avete in programma di fare un ordine. Vi ricordo che è sempre valido il mio codice per acquistare i prodotti. Sì, dopo mi devo togliere anche lo smalto perché mi si è un po', insomma, disastrato e voglio provare gli smalti nuovi che mi sono arrivati di quel brand Wake Up Cosmetics. Sono curiosa. E come sempre questo tonico lo applico con le mani. Nel frattempo che si asciuga vi faccio vedere anche come utilizzo questo dispositivo che vi ho fatto vedere sempre nel video di skincare coreana. E allora, il siero che utilizzo è questo qua ai peptidi. Nell'ultimo periodo sto alternando questo e questo della Swany Coco. Ho tagliato il pezzo, vabbè, insomma, questo alla vitamina C della Swany Coco.
cioè c'è stato tutto un periodo in cui ho testato quello della stessa linea della crema che ora vi faccio vedere. La crema invece è quella della Pyongyang Yul, che è perfetta per me in questo momento. E questa ho continuato a utilizzarla, sono 100 ml di prodotto, quindi hai voglia di utilizzarla. È la mia crema notte perfetta e preferita per il momento, assolutamente. E ora applico il siero ai peptidi, altro prodotto top. Io lo applico anche sul collo. In realtà sto testando anche quest'altro prodotto, che è un siero oleoso, però oggi avevo voglia di un siero più leggero e più rinfrescante, e quindi ho utilizzato appunto questo della Ample N. Sono ben 100 ml questi, dovrebbero essere, sì, quindi praticamente dura una vita. Contorno occhi, questo della Dr. Organic, questo qui al cocco. Ecco, faccio un pochettino così e massaggio. È anche rilassante. Io faccio un pochettino così, non ci sto troppo. Ok, e infine la crema. A volte la crema, magari tipo faccio tutta questa skincare nel pomeriggio, come oggi, metà pomeriggio siamo, e poi magari la crema tipo la metto tipo subito dopo cena, o magari subito prima di cena, insomma aspetto qualche ora, a volte capita anche di fare così. Ho la pelle non morbida di più, veramente me la farei accarezzare. E ora mi tolgo questa fascia. Questo tempo sceno mi ha fatto di nuovo soffrire di secchezza alla cute, mannaggia. Ok, e niente, mi tolgo tutti i miei gioielli, orologi, anelli e bracciali. Vado a sistemarmi lo smalto, penso, Mattia sempre permettendo, e se riesco, sempre Mattia permettendo, a lavorare un po' il PC che necessito. E mi sa che ormai ci vediamo domani, nel caso riapparirò stasera, e altrimenti domani. Buongiorno, oggi è venerdì. Ci siamo salutati ieri, che era giovedì, oggi è venerdì, è mattina, sono le 11:30. Sono stata tantissimo al computer e stavo rifacendo il letto, stavo cambiando le lenzuola. Fuori, manco a dirvelo, nuvolo, diluvia, buio, una cosa tremenda. E stavo addirittura finendo ancora di svuotare la lavastoviglie e mi stavo accingendo a cucinare i pisellini, un po' di queste cose qua. Devo ancora rassettare i vari casini che ho in salotto, mio Dio. Però mi è suonato il corriere da poco. Qua c'è anche il pacchetto da parte di Nabla. Ta-da! Era il corriere, è arrivato un altro pacco, ora ve ne parlo. Comunque, tra l'altro questo corriere era nuovo, era UPS, e mi stava guardando in maniera un po' troppo, cioè, devi firmare qua, mi guardava da vicino così, mamma mia che luce penosa, siccome è buio aspettate. Ok, eccomi. Ah, eccoci qua. Apriamo insieme la Dreamy numero 2, The Mystic Palette. Wow! È fatta come anche l'altra Dreamy, come le altre palettine da 12 così di Nabla. Finalmente la posso vedere dal vivo. Ci sono ben 5 differenti texture. Queste due sono sicura che sono i latex matte. Poi ci sono i... oddio, non mi ricordo come si chiamano gli altri matte. Ora non mi viene in mente. Sono questi tre.
E poi ci sono altri tre, ci sono i foil, i metal foil. Questo mi ispira tantissimo, non vedo l'ora di provarlo. E anche Amar Cord e anche Hidden Place. Questo marrone bellissimo. Niente, non vedo l'ora di provarla. La palette è già stata lanciata, non mi vedete, ma sono qua. Vi ho messo sul cavalletto così almeno riesco a parlare anche meglio e vi parlo di due promozioni che ci sono sul sito di Daniel Wellington. Appunto, mi sono arrivati svariate cosine che ora vi faccio vedere e in occasione del Black Friday. Quindi in questi giorni, quando appunto state vedendo il video, trovate queste due promozioni online. Allora, la prima su una selezione di orologi, come ad esempio per questo e per altri che trovate appunto nella sezione, apposita. Appunto su questa selezione c'è il 50% di sconto già di base. Aggiungendo il mio classico codice che è Pink Fashion, che è del 15%, otterrete anche il 15% in più di sconto. Poi c'è la seconda offerta invece che prevede con l'acquisto di un orologio e vi devo far vedere il nuovo che mi è arrivato, che è il nuovo Iconic. Come sapete io ho quello oro rosa con il quadrante bianco e questa volta l'ho scelto così in silver con il quadrante nero. Lo voglio anche indossare. Di solito quando metto il silver utilizzo sempre questo che comunque è praticissimo, leggerissimo e io lo aggiungo e lo apro insieme a voi. E praticamente invece per la seconda promo, con l'acquisto di qualsiasi orologio, riceverete in omaggio un accessorio che può essere o un cinturino, o un bracciale, o un anello. Bellissimo. Lo adoro, vediamo se l'ora è giusta. No, siamo ancora con l'ora legale qua, quindi lo devo sistemare. E quindi niente, le promozioni che ci sono queste. Io come accessorio ho scelto questa fedina semplice. Come sapete ho già anche altri accessori di Daniel Wellington. E ho voluto scegliere questa fedina semplice da abbinare tranquillamente sia a questo orologio che a questo. E quindi niente, se vi volete avvantaggiare con i pensierini, i regalini per Natale, queste sicuramente sono delle ottime occasioni, oppure anche se avete delle ricorrenze, perché comunque l'orologio, insomma, magari è periodo di lauree, o semplicemente uno sfizio per voi. E comunque vi lascio riepilogato tutto scritto qua sotto giù nell'info box e come sempre il mio codice appunto è sempre Pink Fashion e quindi potete avere il 15% aggiuntivo su un 50% di sconto su una selezione di prodotti che trovate su Daniel Wellington, oppure se comprate un orologio avrete in omaggio o un anello o un bracciale o un cinturino a vostra scelta, più il 15% su comunque il costo dell'orologio sempre con il mio codice. E ora basta chiacchiere, diamoci da fare perché è quasi mezzogiorno e ho un salotto tremendo che mi vergogno, però ora chiudo questi pacchi e mi tocca mettermi a rassettare.
tornato Nello da lavoro e ha portato qualcosa da mangiare. Ha portato il latte, questo qua, microfiltrato, che dura più giorni perché sennò scade. E questo, il Nesquik, per Mattia, ti piacerà? Sì, è un gelatino. Ah. Insalata, fuori di iceberg, sei stata al Penny, sì. Yogurt greco original. Poi pane. Io l'avevo messo, questo è buonissimo, l'avevo messo a scongelare. Un po' di buon idea questo pane, bellino. Questo qua è buonissimo, provatelo perché è strepitoso. Aspetta. Le caramelline per i malati, ovvero per Nello. Cos'è? Cos'è questo? Mini rollet di pollo. Che simpatia. Due hamburger, anzi quattro, perché giustamente siamo io, te e Mattia. Rispondi. E l'asiago. Pronto? Pronto? Per una spesa totale di 25? 28? No, no. 20 e 15. 20 e 15. Allora ragazzi, qua abbiamo messo a fare i saccottini di pollo della Fileni, o Amadori, e siccome non abbiamo molto tempo, allora uno, Nello aveva tolto la retina e quindi si è spappolato giustamente, questi altri per cuocerli prima li abbiamo divisi a metà e sto facendo andare con stesso il rosmarino in padella che era all'interno della confezione. Qua ci sono i piselli, ho aggiunto il sale che mancava, un filo di olio e sono pronti per stasera, perché oggi vicino mangiamo l'insalata. E niente, penso che questo video sarà venuto lunghissimo, non so se continuarlo o meno. Io intanto vi saluto, se poi insomma vi devo raccontare qualcos'altro, vediamo. E niente, vi saluto, vi mando un bacione e vi lascio al prossimo video. Ciao!